allenamenti a adesso. A proposito di allenamento. Esatto, Tecno Gym, Nerio Alessandri. Grande applauso, grazie Nerio di essere con noi. Ci sei? Ci senti? Grazie, grazie a tutti, grazie. Eccolo, eccolo qui. Benvenuto. Inizierei con Nati per muoversi. Perché io ce l'ho sul comodino, il tuo libro, che mi hai anche autografato, quindi per me è insieme a quello di Papa Francesco, Yunus. No, è la verità, è la verità. Allora, in questo caso non c'è molto bisogno di presentare l'azienda e i prodotti bellissimi che fa. Io vicino a casa a Milano c'è uno dei negozi più belli in assoluto, con questi meravigliosi tapirulane e quant'altro. Però li utilizzi, meraviglia. L'importante è li utilizzi. Si vede, no? Che li assolutamente si vede. Non coglie, non perde occasione. Si vede, sono una testimonial, diciamo così. Allora, le chiedo in che modo riuscite a coniugare, diciamo, la produzione di questi meravigliosi strumenti di benessere, che sono anche proprio belli da vedere, con ovviamente la sostenibilità, wellness e sostenibilità. Grazie, grazie. Ma noi abbiamo fin dalle nostre origini, da quando eravamo nel piccolo garage di casa, coltivato un sogno che è quello di rimettere in moto il mondo. Le persone sono state concepite migliaia e milioni di anni fa per fare più o meno 25 km al giorno. Quando le persone dovevano procurarsi il cibo, combattere, passare da una tribù all'altra, facevano mediamente 25 km al giorno. Oggi ne facciamo circa uno. Quindi l'idea di Tecnogym è sempre stata quella di essere l'enabler, l'attivatore per rimettere in moto il mondo. Di qui l'idea di non vendere un attrezzo da ginnastica, Tecnogym, ma di promuovere il wellness come stile di vita. Quindi il mens sano in corpore sano. Poi piano piano è nata una fondazione, abbiamo fatto tanti studi, abbiamo creato anche dei progetti come la Wellness Valley, cioè abbiamo creato un modello culturale che ci ha portato con evidenze scientifiche a interpretare Tecnogym nel suo DNA, la responsabilità sociale per la sostenibilità del mondo. Healthy people, healthy planet. L'idea del Let's Move for a Better World, che è la nostra mission, ha fatto sì che con governi, aziende, persone, da il World Economic Forum di Davos fino ad arrivare alle nostre attività commerciali, di promuovere sempre per 35 anni il concetto del wellness. Il wellness è stato concepito nel 1992. Abbiamo anche inventato questa parola che oggi è di uso comune. Quindi, per concludere, star bene conviene. Star bene conviene agli stati per ridurre la spesa sanitaria, star bene conviene alle imprese perché per i propri collaboratori possono essere più produttivi, più creativi, più felici, e star bene conviene soprattutto alle persone, alle nostre famiglie, ai nostri amici, ai nostri cari, di vivere una vita con più energia, con più soddisfazione, soprattutto con più felicità. Quindi fondamentalmente il wellness è raggiungere la felicità, che sia per uno sportivo nel vincere una gara come Nadal, Ronaldo, nostri campioni che si allenano con Tecnogym, fino ad arrivare chi è amante del ciclismo, del podismo, del canottaggio, piuttosto che per le persone che sono ammalate, quindi che hanno diabete, che hanno problemi di malattie cardiovascolari, depressione, per esempio la depressione anche dopo il Covid. Tutti questi dati, l'exercise is medicine, è molto molto importante, così come per il lifestyle, fitness, dimagrire, stare bene, socializzare in palestra. Quindi noi abbiamo coniugato questo concetto del wellness on the go, anytime, anywhere, che significa il wellness come forma mentale, come cultura, e abbiamo creato un ecosistema a Cesena, Romagna, ingaggiando tutti gli stakeholders che sono naturalmente il governo locale, le università, le aziende, le persone, società sportive, gli ospedali, nel creare il primo distretto del benessere al mondo per competenze, che significa più startup, più turismo, più occupazione, meno diabete,
un dato unico per tutti: il territorio Romagna Cesena si muove il 10% in più della media nazionale, validato da un centro esterno, Università di Bologna, con i nostri stakeholders locali, che fanno ogni anno la misurazione di una trentina di indicatori per capire quanto questo rappresenta come valore. Quindi, in conclusione, il wellness è legato all'ambiente. Che cosa vuol dire? Che se io mi curo e se ho rispetto di me stesso per la mia salute, tipicamente rispetto all'ambiente, perché l'ambiente è il 50% del wellness. Se io fumo, mangio male, sono stressato, sono molto sedentario e bevo, quindi mi trascuro, tipicamente vivo in un ambiente meno curato, okay, e rispetto automaticamente meno all'ambiente. Questa è la nostra responsabilità sociale di impresa. Non fa straordinario, una piega, grande applauso spontaneo, Nerio. Non fa veramente questo concetto, non fa assolutamente una piega, quindi davvero complimenti, grazie. No, due cose io vorrei chiedere. Uno, vorrei chiedere a Nerio ancora di sottolineare l'invenzione della parola wellness, perché quando tu me lo raccontassi e poi lo hai anche scritto, sì, secondo me è una cosa che andrebbe raccontato tutti i giorni, perché non è di patrimonio comune, invece questa è una cosa molto importante a mio avviso. Perché tutti pensiamo che sia una roba venuta dagli Stati Uniti, no. Esatto. Allora, il wellness si ispira come parola al mens sana, in corpore sano, inventato 2000 anni fa, e noi abbiamo registrato, è un trademark, abbiamo registrato la parola nei primi anni 90, quando esisteva solo la parola fitness, che era nata, sì, da, esatto, pochi mesi, anni, diciamo, perché è nata a fine anni 80, diciamo circa il 90. Noi nel 92-93 lanciamo questa parola wellness, che partiva da well-being, che la parola inglese era well-being, e facciamo una, come dire, traslazione da fitness a wellness, perché abbiamo detto, vabbè, il fitness l'hanno inventato gli americani, ma il wellness lo inventano gli italiani, okay, con la sua, facendo leva la sua cultura di 2000 anni fa. E così è stato, ci è stato riconosciuto per 25 anni, perché stiamo parlando di 20, quasi 30 anni fa, e quindi tutto questo 30 anni fa, noi siamo stati per 20-25 anni a parlarne solo noi, perché wellness è entrato nel dizionario 4 anni fa, il dizionario inglese, e nel mondo se ne parla da 7-8 anni. No, quindi un grande applauso di nuovo, perché stai strappando applausi, vabbè, d'altro canto abbiamo una star, Nerio Alessandri, ma ti devo dire che questa cosa del wellness a me ha sempre colpito tanto, perché non esiste solo il garage di Steve Jobs negli Stati Uniti, ma anche quello di Nerio Alessandri. Esatto, anche noi abbiamo il nostro garage, no? Voglio dire, dove abbiamo inventato cose, santo cielo, ricordiamocelo, no? Certo. Senti, Nerio, cose che fanno stare bene. Parlando con i tuoi, ti lancio una call to action, sai, io sono fatto così e mi devi perdonare. È solo un'idea, mi piacerebbe però, e lo dico in anteprima, la lancio, poi c'è Mike Maric, cioè abbiamo tanti sportivi amici in comune, tu è più di noi. Anche Rosolino, anche Rosolino, che salutiamo, eccolo qui solo alti perché sì, pensa quanto sono felice io. Beh, ma anch'io, insomma, con loro soffro, però ecco, mi piacerebbe se insieme, ne parlavo con i tuoi come idea, valutassimo la possibilità di creare, ovviamente magari per l'anno prossimo, fra 2 anni, un CEO for Life Techno Gym Awards. Sostanzialmente fare una sorta di sporting games, se vuoi olimpiadi della salute, aziendali, eccetera, con tutti i nostri CEO, tutti i dipendenti dei nostri CEO, tutti i familiari, da te, a partire dal Techno Gym Village, prendere tutto il territorio per fare un mese di sport, quindi fare un po', prendere tutti gli sport, che... con l'educazione allo sport, l'educazione alimentare, tutto il mondo Techno Gym che tu hai inventato, ecco, farlo diventare ogni anno una tradizione. Che ne pensi? Beh, una bella idea, assolutamente, perché noi amministratori sappiamo che le risorse più importanti non sono quelle finanziarie, ma sono quelle umane, quindi il capitale umano è sostanzialmente fa la differenza, quindi persone, se... così come negli Stati Uniti adesso metto nel curriculum se faccio l'Iron Man piuttosto che se faccio e sono in forma, cioè negli Stati Uniti è diventato proprio
come dire, ho fatto Harvard, l'MBA, e faccio sport e sono una wellness addicted. Questo è proprio diventato un plus per le persone. Noi dobbiamo educare i nostri collaboratori partendo da noi, che dobbiamo dare l'esempio, noi amministratori, e quindi noi leaders dobbiamo promuovere la salute, perché c'è la 626 in azienda per la sicurezza, ma capisco perché non ci sia la 626 per la salute e il benessere, da come dormo, da come mangio, da come mi muovo, da come respiro. Quindi è un'educazione, e lo sport è la punta dell'iceberg, ma c'è anche la vita quotidiana, tutti i giorni, che fa un sano stile di vita piuttosto che un cattivo stile di vita, e cambia completamente il rendimento e la creatività di una persona. Beh, quindi insomma ci lavoriamo, ci proviamo, che dici? Grazie, assolutamente. Bello, bello, grazie. Mi piace tanto. Un abbraccio e grazie. Un grande applauso. Grazie Nerio, a presto. Il premio Giordano? Ah, il premio, scusa, premio, eccoci, premio, eccoci, premio. Ecco con Jessica. Ma il premio è un onore più per noi che per lui, diciamo. Il premio, no, no. Il premio, io il premio lo dedico a Nerio.